Pure. Che non guardo un porno, direi. E forse sarebbe anche meglio. Magari fai di 10.000 followers in 5 secondi. Accidente alla pubblicità. È il tuo canale, ti fa anche la pubblicità. Ma no, è il mio, c'è la pupa. Allora, la grottona, mettiamo. La grottona. Adesso è proprio il porno, la grottona. Adesso la buia grotta dietro La grottona. e ci scrivi sotto Ecco, stiamo secondo. penetrando la grottona. Stiamo prendendo. Ecco, possiamo anche metterlo. Aspetta che lo modifico. Penetrando la La grottona penetrazione cioè della grottona. comunque questo gioco è della molto grottona. bellino. Ho fortificato ovunque tranne uno spazio apertissimo vuoto a nord. Allora, Dove arriva l'orda? a nord. Esatto. Per fortuna che ho tipo 50. No, però Ah no, una decina di aspetta soldati. che faccio presentazione. Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Matty Mars e siamo qui su Island con Alessandro che corre qua in mutande. Yeah, perché non mi vuole dare i vestiti? E abbiamo anche Paolo Ricco che si sta facendo i cavoli suoi. Ospite. Così. Allora, però seguimi come un'ombra perché qui se si incontra qualcuno almeno te l'ammazzo. Questo muore anche lui. Aspetta che c'ho l'audio un po' troppo basso, perché prima pioveva, Voglio cuore. Sta storduto. ma assorduto. Eccoci, almeno sente gli uccelletti che fischiano. Shit. Sta storduto. Vai. Sei? Hai Sì. visto il mio abbigliamento Sì, non verdolino? ce l'ho stare qua. I stivali sono fuori tono. E vabbè, perché mi manca. Mi Una pantera. Anche manca una pantera. Perché un pantalone. vai sopra l'albero? volevo scavalcarlo. Perché mi fai queste domande? Cavallo curioso. Più veloce. Bravo! Le mutande non pesano. Non pesano. C'è una pantera. Dove? Va lì. Vabbè, stanno usando l'aria. Aspetta Dove? che io non mi sono perso già, 20 anni che vivi qua. C'è una eh. Capito, pantera, ma non lo. uccidi. C'è una pantera, uccidi. Allora, vedi che popò di robo casinato qui Però hai che ancora il martello di ferro. è. Sì. E Hai ancora vabbè. l'armatura e il martello di ferro. Si fa quel che si può. Mi sono perso comunque. Ah, no. Ma è enorme sta. Aspetta, fammi un po' vedere la mappa. Non ho la mappa? Sì. La mappa. Ma perché la mappa tutte volte non mi si aggiorna, maledetta? Forse di qua. 20 anni che stai qui, ancora da capire. Ma è gigantesca sta isola. Ah, Io mangio una banana. mangi, Ma ci hai detto che era piccola, adesso è diventata mangi. grande. No, non è piccola questa. Questa bella grande c'è anche di tutto. Poi sto anche preparando la barchetta, tanto per, ma sinceramente per il momento non me ne vorrei andare via. Trovate anche l'oro. Bravo. Rame. Ecco la mia casetta! Da Oh, che tutto in fila. vola! Sei morto. No, Quasi.
nonostante me ne è calcolato. Un male cane. Allora dimmi che non ti piace la mia casetta. È una scala che porta al paradiso, quella è la scala, sì, che uccidi. Allora, vedi, qui. Allora qui c'è un buchetto perché mi c'ero buggato. Vedi che il piano è tutto, ci sono tutti l'attrezzume. Qui c'è la forza, questa la fonderia. Poi questo è il secondo piano. No, questo è il primo piano. Che ci sono anche le scale qua, guarda come funzionava. E invece il cinghiale e la pantera sono morti, quindi? Sì. Quindi ha già ucciso. Poi qui c'è il secondo piano. E poi che ho fatto una scala perché va quella affaretta là, quella torretta laggiù. Che però come ti avvicini ti fulmina. Quindi. Ah, oh, quindi non hai capito ancora cosa serve. No. Perché mi sbatto? Mi fa un saltino. Ho fatto le misure sbagliate. E poi qui serve un po' d'armatura da qualche parte. Certo. Scendo dalla scala e mi trovo fuori dalla finestra. Qui c'è un po' di armature, vai, un po' d'armi, qua, questo qua. E quale? Questa qua? No, questa qui. Ah, quella. Ah, 50 euro. 50 euro. 50 euro? Euro, la vecchia armatura sporca e lurida di Mighty Mar. Sì, ci ho anche scagazzato dentro. Sento l'odore. Raffermo. Vado là, che bellezza. L'odore è un po' pregno. Si prepari, ma cibo, si prepari. Qui c'è un po' di cibo, forse. No, non c'è solo due denti. No, no, questo qui è piccolino. Piccolino. Io tanto mi levo quello che non mi serve. Che ogni cesta ha il suo perché, non c'è niente di casuale. Hai coltelli? No? ne ho uno. Cosa ti manca? Cosa non hai? Devo farmi il coltello. C'è tutto. No, ferro è qui, guarda, questo qua. Accanto naturalmente, ferro accanto a allo smaltitore. Ovvio. Lo smaltitore. Allo smaltitore di unghie. Devi trovare legno ancora. No, legno c'è su. C'è tutto, ti dico che c'è tutto. C'è tutto. E c'è anche la discarica, guarda. Nice. Questa è la discarica. Qui ci si butta tutto quello che non serve. C'è Mighty. Ci sono io. C'è Mighty. Che non serve. Adesso lo ammazzerò con questa banana. Lo sport nazionale di questa isola, lancio la banana. La banana. Allora, mi serve. Un po' di legno. C'è anche il legno? C'è tutto, ti dico, tutto. Io ho fame. Vuoi un melone? Melone? C'è tutto e se non c'è va raccolto, ovviamente. Vuol dire che non c'è. Proprio tutto. Guarda bellino, eh. Guarda bellino cosa ti metto qua, guarda bellino, eh. Oh. Però
romantico. Questo? Poi metteremo un tavolino. Facciamo una scena a lume di candela. Lume petrolio. E poi te l'appoggio. No, non me l'appoggio. Così, vedi. Oh! No! È un buon posto per morire. Potrei spingerla. No, no, ci sono le finestre con i finti vetri qua, non si può cascare sopra. Finti vetri. Vedi che c'è anche il vaso con fiorellini. Fiori rosa e fiori di pesco. Allora, la corda l'ho fatta, mi manca... Un'arma ce l'hai? Non c'ho arma, non hai fatto arma. Ti do una spada, allora, vuoi? Tiè. Aspetta, com'è che... Tiè, via la spada. Noi faremo una spedizione nella grotta, ovviamente tutto quello che si trova sarà mio, te rischi solamente la vita. Quindi direi che... Ti lascio entrare e poi chiudo la grotta. Diciamo che ci si può anche stare, no? Appunto, io ti lascio entrare e poi chiudo la grotta, dato che io sono... No, cattivo. Ma tu vai avanti, poi mi racconti com'è. Oddio, quanta gente che c'è qui. Non ho problemi. Devo perdere la roba tua, mica la mia. Vabbè, ma la vita è tua. Adesso mi prendo tutto il materiale. Mai di dopo anni e anni di raccolta. Per la mappa non me la faccio neanche, perché tanto è solo un multiplayer. E poi... voglio finire anche la barca, ma la voglio fare... Ci ho pensato l'altra notte, mentre non dormivo. Come farla? Sono pensieri importanti. Le barche. Sì. Voglio fare praticamente il timone lo voglio fare sul secondo piano. Oh. Se lei è pronta possiamo andare. Andiamo. No. Non più vivo di prima. Dica signor Pablo cosa stavo per dire. Se una struttura viene distrutta dai zombie, poi quella lì genera zombie? Sì. Dipende se vengono infettati. Sì. I workshop con lì gigantesco. Ah, vuoi la banana? Oh. Mi sa di sì. Se vengono infettati e quindi... Sì. Perché... Guarda, qui c'è anche il rame, farli vedere. Vengono infettati e quindi non puoi più... Perché è una struttura bella grossa, probabilmente ci saranno relativamente molti persone dentro. Sì. E pure che adesso... Marca troia, sta cosa attacca, sto schifo. Cioè, è bella grossa comunque come inizio, eh. Però gli sparano, eh. Sì, niente, salto sulla palma. Io ho un pericoloso ramo sciallo. No, ci ho perso, sono morto. Perso. Partita puttana, sì. Andiamo sul tuo gruppo di soldati, aspetta, facciamo così. Hai avviata male, non so. No, sono morto. Fine partita. È difficilotto come gioco. Non è semplice. Un culo. Prova a abbassare un po' la difficoltà e vedi se viene meglio. No, ma non è che è difficoltà studio stupido, perché ho detto qui è largo, non ci sono. Ci sono pochi zombie, sono lontani. Che fortifico a fare? Però mi ricordavo che c'erano le orde. Sono fatto fregare. Se vende insieme. No, se vende è più facile. Mai ti insegno. La sua casa era strutturata per vendere, era perfetta. Non era perfetta. È crollata un paio di volte, ma era perfetta. E una nemmeno mentre stavo scavando. Una è crollata mentre stavo scavando. La volta dopo è crollata mentre stavo fortificando. Dimmi che è la grotta qua, porca boia. Tre volte un... Sì, giravano i nostri eroi nella speranza di trovare qualcosa. D'un tratto una grotta apparve. Ci ho messo anche la segnaletica a giro, il problema è che non trovo la segnaletica.
giro al contrario. No, no, è di qua almeno credo. Vabbè. Però no. Mighty viveva sull'isola da 20 anni, non si ricordava più. Oh, perché è pieno di alberi, bisognerebbe tirare giù tutti gli alberi. Non trovare, scusa, non guarda, guarda, la segnaletica l'ho trovata. Guarda un po'. E vedi c'è questa freccettina. Minchia, ma che segnaletica. Oh. Come fai a vederla questa segnaletica? E cosa mettevo, scusa? Mettine di più. Allora, arriviamo un po' al mondo. Oh, oh, allora. No, vabbè, ma a parte mi sa che abbiamo fatto il giro. Ha fatto il giro contrario. È praticamente un metro da casa. Ah, è metro le segnaletiche a 2 metri dalla grotta, comunque. No, comunque è perché è la grotta a 1 metro da casa, però avendo fatto il giro contrario è a 900.000 metri, capito? Ho fatto tutta l'isola per trovare. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, che qui ho fatto della segnaletica, comunque. Ci perdiamo anche qui. Perché ho il caschetto con l'illuminazione. Vieni, scendi, scendi. Dopo ci te la faccio. Ci si penserà. Comunque devo dire che prima non ho fatto neanche un po' di risorse extra quando sono spawnato. Guarda che segnalati che ho fatto. Adesso invece sì, adesso l'ho trovato. Adesso è mezzo dentro la grotta. E perché ma questo è perché non avevo finito i pali. Mettere un po' di luce che sei già portato. No, ce l'hai la luce, guarda. Guarda che bella luce che c'è. Guarda questa segnaletica ti garba. Ecco, questa è già. Oh. Puoi anche scrivere qualcosa. Scrivici pelo di mucca. io capisco. Bisogna parlare in codice, perché sennò qui arriva un altro. Perfetto. Va bene. Voilà. No, sopra! Guarda sopra! Ah. Vieni, vieni! Se no ti vengono qualcuno entra e ti ruba la grotta. Qui è enorme sta grotta qua, c'è eh! C'è un cinghiale qui? Boh, si vede ciò! Gli garbano, no, gli garbano i funghi, ma te mangio funghi e si è perso. Magari l'hai messo te. I funghetti di noi. Ah, c'ho fame, aspetta che. Oddio, ma c'è un'altra. Ma c'è i zombie hanno le case. Sì, fanno le case, non lo so. Sì. What the fuck is bullshit? Che schifo è, no. Sono zombie costruttori. Zombie edili. Super evoluti. Cioè, sti cazzi però. Altre casse, ma no, cioè. Prima sfigato con merda. Sei. Fatta roba. Prendi tutti. Sta mangiando 700 banane adesso. Qui occhio che c'è una trappola, Ti messo a te? No, c'era già preso, ho scavato sotto. Perché non capivo cosa c'era. Lo saprei, ci sono caduto. Guarda qui, che buchino. Grande. Poi qui continuo, qui è pieno di cunicoli, eh. Cioè io sai quante volte mi ci sono perso qua. Un altro cartello, cosa devo scrivere qui? Scrivi show, vai via, show, vai via. Sciapro. Vai via, show. Ecco. Bravo. Oddio, madonna che scossa. Ma aspetta. C'è una trappola lì. Sì. Cioè io. Sai quanto ci ho messo qui prima di. Qua cosa scrivo? Ma scrivi che ti pare. Ti lascio la tua fantasia. Quello che ti pare, bravo, hai capito? Tanto te ti capisci. Allora, dov'è la freccia? Di qua. Di qua, vieni, vieni. Ma il geyser, che me ne faccio del geyser? C'è un geyser. Energia dal geyser? Nice. Ah, però c'è no, c'è il strutture degli zombie subito vicino. Ma le strutture degli zombie quindi spawnano i zombie, no? Che senso, come detto, funziona? Sì, che ballacche, vieni.
sembra che burattini. È il punto finale? No, questo è il punto iniziale. È lì che ho scavato. Vedete che è grande sta grotta? Enorme. Fai tutta l'isola? Ah sì, credo... No, forse tutta no, però insomma... No, dico buona parte. Sì. Quindi qua è segnalato, sopra non hai segnalato niente. Come no? Sì, vabbè, perché qui c'è il coso, siamo arrivati qua. C'è Pablo che ci aspetta. Cos? Qui ci sono anche morto. Devi scavare almeno. Vedo c'è un po' di roba tua. E qui c'è lo scrignone. Esplorato. E ho guadagnato una bella roba. Che io non so. Non so come funziona, non ci ho messo le mani perché ho detto boh. Ma dove. Non si può cliccare o no? Non lo so. Io vedo solo il fungo e basta. Che poi dentro che cos'è quella cosa lì che è dentro? È una... sembra il forziere dell'alchimia, roba del genere. Perché... perché quella è una roba che... Poi sopra c'è una specie di sfera sopra. Energy node. Vorrei che fosse qualcosa per far... Vedi che questo è illuminato come se si potesse fare una tecnologia nuova quasi. Small wall lamp small Iladium generation small, piccole generazione di Iladium. Ladium piacerebbe sapere Iladium. Quindi è un generatore di Iladium. Che cos'è questo Iladium? Iladium. Io non vorrei. Un generatore di Iladium. Io non vorrei che fosse tipo corrente elettrica. Perché sarebbe una bella, una grande cosa fosse corrente elettrica. Sì, però devi aprirlo questo. Non per me. Ma se si apre si distrugge però. Invece vorrei prendermi i pezzi. Uno e capire come funziona due, perché poi c'è anche questa specie di computer che io non so se c'è un modo per attivare qua. Non si capisce, non c'è un tasto che attiva, forse non lo stiamo inquadrando noi, magari c'è. Ma una cosa posso dirvi, sul forum di Steam c'è tutto. Io capito, non lo vorrei spaccare, poi magari c'è... Perché dentro cosa dell'alchimia non penso ci sia chissà cosa. A me mi interessa il fatto che lui praticamente con la corrente elettrica sta alimentando un faro. Quindi vuol dire che noi la corrente elettrica la possiamo fare. Però... E quindi o si rubano i pezzi... Anche quello... Per poi riprodurlo e capirlo come funziona, però è un... Cioè c'è un tastiero numerico, però non fa niente. Però io non so come, perché se noi lo spacchiamo non prendiamo i pezzi. Capito? Quello c'è lo problema. Stesso numero, comunque qui c'è lo stesso numero che è su... Che numero? Vedi quell'uno romano? Uno, sì. C'è anche sulla torre, quella torre che c'è. Sì. Sopra. Però devo fare la scaletta? No, non un po' leva sto masso qua? Devi col martello ce l'hai. Anche con l'ascia. Dimmi il martello. Cosa ci vuoi fare? Lo voglio dare un po'. A chi non mi va? Cosa sta? È una specie di trave, di acciaio, sembrerebbe. Ma non è giusto. No, è volante. Che poi pensa anche per spaccare. Questo per esempio si potrebbe anche spaccare volendo, però ci vuole 3 ore.
spacca una roba come questa. Ok, i confini sono sorvegliati. Io posso salvare e mi do arigatoni. Arigatoni. Io. Ma poi se si rompe ti dà la risorsa o non ti dà niente? Non lo so. Perché qua non c'è neanche la possibilità di... Con questo non c'è neanche la possibilità. No, non ci mette troppo. Non ce la fa. C'è la chiave dentro. La chiave? Vedi la chiave là? Vedi la chiave? Sopra a sinistra. Ah sì. Però non capisco come... Se fosse la chiave della torre? La butto lì dato che c'è l'uno. Non ho visto gli ingressi sulla torre comunque. No, eh. Questo cos'è, vetro? No. Si muore fulminato. Vetro si è già rotto da... Non lo so. Comunque qua non dà tastierini che... No, è roba strana perché anche questa cosa pannello verde non è vetro. No, è un'altra. È anche parecchio. Che penso se disattivi l'energia riesce a... si apre, si toglie. Ma sì, ci sta. Per me sì. Penso. Però se disattiva l'energia devo... Sì, appunto. Cioè la distrugge allora. Non lo so. Come la disattivi? Anche quello è un problema. Io questo qui non lo volevo rompere perché è il fulcro. Sì, quello sì, però non si capisce neanche come si apre questa cosa, perché il pannello e il tastierino che c'è qua non si apre niente. Tastierino che... O probabilmente dall'alto. Allora, generatore... Vediamo... Comunque di qua c'è anche dei barili, ma voglio andare a vedere un attimo se forse tante volte la spiegazione è qualcosa di qua, mi sembra. No, mi sa che è più complicato di quello della partita nostra in cooperativa. Qua c'è dei barili. C'è, no, è rame, ferro, un martello, kit di riparazione, ma traccia magari piglia. Solo c'erano dei quelli per fare, si chiama, riesci a prendere sta torcia? Prenditi il martello, c'è un martello, magari ti serve. C'è il piccone. No, più che altro è capire, perché se è come l'indizio là ma non si capisce come... Il piccone prendilo, Alessandro, vai. Magari ti serve. Qua dietro. No. E qui dietro, no, no, dietro la... qua dietro. È terra. Ecco. Perché non capisco... Io non so che qui... Cioè, non capisco queste trappole in assenza. Cioè apri... Ma non ha senso anche una trappola così. Cosa prenditelo, vai, così ti fai luce. Luce. Io non so se c'è... Qui la grotta finisce. Ho sentito un rumore strano. Qua è finita la grotta. Sì. Senti, c'è un rumore strano. Che dovrebbe esserci o degli indizi. Sì. E qua finisce. C'è anche, va anche di qua su. Se noi andiamo avanti. Di qua. Aspetta, fammi mettere il martello perché qui non si sa perché si trova. Però qui non c'è niente.
meno che non sia una roba nascosta. Il quartz che è tutto chiuso. Quindi indizi a giro non c'è. C'è niente di indizi. Là per il numerico non va. Là in cima c'è un'altra grotta, però mi sembra. Guarda un po'. Là in cima, in cima. Ti vedo, se non è un ingresso secondario. Comunque ce n'erano 4 o 5 pantere qua, quando sono arrivato, infatti vanno ammazzato. Boh, e qui ho... anche sto computerino lì, strano. Non va, non segna niente. Proviamo a tirarlo giù allora. No, ma non lo tiriamo giù perché... No? No, per me no, non riusciamo a tirarlo. E allora come si fa? L'esplosivo non c'è in questo gioco ancora. Sì, c'è. C'è? Le dinamite. Oh, proviamo a fare la dinamite. Che rotto? No, ho rotto il martello, minchia. Niente. Che sotto c'è qualcosa? Non lo so. Non si capisce cosa bisogna fare. No. Se non ha né, almeno l'altra che avevamo scoperto nell'altra partita, si capiva che dovevi trovare una password o qualcosa perché vedevi. Oh, perché poi non c'è nemmeno neanche niente che ti indichi di fare qualcosa. Sembra. Ma se quello là che hai scoperto di là, hai detto che prendi l'elettricità. Sì, bisogna trovare qualcosa per proteggersi. Sì. E poi non so anche lì come funziona, perché è una scatoletta e poi c'è dentro se c'è qualcosa. Perché c'è la terra che vuole all'oro tutte le volte? È sabbia. È sabbia, è sabbia. È sabbia. No, ma sotto... Guarda che non si può chinare il personaggio. Non si capisce come deve interagire questa cosa. Non riesco a capire l'utilizzo di questo. Rompe, no, mi sa che non si può rompere. No, un pezzo di no. Che anche le altre strutture, quelle esterne, non si potevano rompere. Perché ti mette small, piccolo generatore di ladium e non ho capito. Sembrerebbe quasi che è una sorta di elettricità. Fa elettricità, però non si capisce come entrare dentro a sto generatore. Oh, sono cose che devono ancora sistemare gli sviluppatori, per darsi che l'hanno messo lì, poi in seguito avranno una funzionalità. Non capisco. O tentiamo a fare della dinamite e la tiriamo giù, proviamo a tirare giù con la dinamite. Ma non va neanche giù, però non so che spreca.
Allora, non lo so. L'unica su può andare cos'è questo Zeladium, come si chiama? Che per giro indizi non ce ne sono. Dice niente perché non so neanche cosa cercare, più che altro non so, non sai cosa cercare. Che non si capisce l'utilizzo, cos'è sta roba? Una Cos'è sta picchiata roba? e se uno cerca magari l'Iladium, che cos'è? Generatore Iladium, Iladium. Questo è un generatore Iladium. Quindi o troviamo qualcosa che magari accenna a Iladium o al generatore Iladium. Che poi se c'è vuol dire che si può riprodurre, io credo. Ah sì, per forza. O se no, se non si può riprodurre, forse è una cosa che implementeranno dopo. Potrebbe anche essere così, eh. Anche. Perché ti mette che è un'energia, tipo energia ti mettono. Beh, Che credo. trovi l'Iladium Dust, quella che rilasciano tutte le creature. Quelle mutate. Ah, quindi praticamente lui è un generatore di questo materiale qua. Questo Iladium ti Dust. genera energia, tipo. Andrea, è Però una cosa che si mutato. può fare Sì, si può farla, però non ho capito lo scopo di questo, però questo è un generatore che tipo che protegge la roba che c'è dentro, penso. allora. Il concetto è quello, però non ho capito come sbloccare tipo la roba, quello lì, non ho capito come sbloccarlo. Perché l'Iladium Dust ce l'ho. Sì. Quindi questo proviene dall'Iladium Dust. Capito? Sì, te lo dà e tipo serve per craftare altri ingredienti. Numero romano 1. Però non ho capito come. Può darsi che si può fare devi fare qualcosa con l'Iladium in modo da sbloccare questo. Però non ho capito cosa. Anche perché era ben nascosto questo, eh? Perché io questa grotta qui ci sono andato 4-5 volte prima di trovarlo. E qua mette che puoi farti con questo, è la cosa che serve l'Iladium, è quello che serve per creare energia, tipo l'elettricità. Però Infatti. non si capisce come. Come aprirlo? Che devi fare l'energy, mi sa, l'energy workbench per fare usare l'Iladium. C'è energy stove, energy workbench. Ce l'hai già? No, ma non fa, sono questi due. La puoi fare? Te l'ha sbloccato? Sì, diciamo che mi mancherebbe solamente la lente di ingrandimento che si può fare il soldering iron, che non credo sia un problema. Sì. Raw glass e iron ingot. Sì, ce la fai E quello. invece Quella la puoi quell'altro fare. vuole l'energy coil, L'energy coil. che non so come si fa. Il soldering iron puoi farlo perché ti basta Sì. il copper e steel rod. Sì. Dovresti fare come niente, non è che ti servono tante cose. Quindi il workbench si può fare, quell'altro vuole l'energy coil che non so che cos'è. Quale altro, come si chiama? L'energy stove. È la fornace elettrica, tipo. Vuole tipo una resistenza, l'energy coil. L'energy coil è una resistenza, si farà con il ram, penso.
Sì, però non te la dà sullo... Vabbè, magari... Boh. Andiamo a fare questa Energy Workbench e vediamo come funziona. Perché questa non ho capito come sbloccarla più che altro. No, ma non... mi sembra un po' una cassaforte a me questa. Vediamo se... No, ci ho provato col martello e me l'ha distrutta. Niente. Vabbè, torniamo lì, se andiamo a fare quell'altro. E se ti serve qualcosa? Ah, aspetta, c'è un altro... C'è un altro Dust qua. Si scende di qua? Sì. Ma ti tieni la torcia perché sennò non vedi niente. Come di nuovo? C'è più niente. Cosa vuoi da mangiare? Sì. Vieni. Aspetta, forse c'ho due uova. Niente, un uovo solo. Vabbè, tanto andiamo via, no? Vai. Vuoi da mangiare? Ce l'hai? Ok. Basta, basta anche uno. Di tagliarlo a fette così ti dovrei dire. Allora, dov'è quell'altro? Ok, non perderci perché qui se ti perdi è finita. No, di qua. Mi trovi qua. E poi sai ora con col caschetto questo qua ci vedi che ne, ci vedi che è uno spettacolo. Quando sono morto dov'è? Di qua. Sicuri? Ancora più sotto. Fra di qua? Sai che non lo so. Ah, ragazzi, tanto è un po' complicata sta carta. No, qui c'è il cinghiale che si sta ingruppando. Il fungo. Forse è giusto. No. Chiusa. È chiusa. Primo errore. No, io lo primo. Sai quanti ne ha fatti? Scendi qua. Vai te. No. Proviamo, ma non è. Ricorda qualcosa? Ma allora, qui c'è un'altra indicazione. Ma è una mappa, ti serviva? Guarda, c'è. L'ho trovata, ne ho trovata. Quante ne hai? Tutte tue, queste sì. Perse? Sì. E io. Pure quella trap. C'è da capire? Di qua mi sa. No, no, di qua non... qua proviamo. Sì. Di qua li conosco il cinghiale di prima. Poi c'è anche la parte di là, non è che... Là dovrebbe essere chiusa laggiù. E che mo si esce volendo. Sali qui sopra per sartino.
Hai visto te già l'armatura del guardiano? L'hai già vista? Oh, prendiamo un po' di cotone. Allora tentiamo di fare come si chiama? L'Energy Workbench, la mettiamo qua. Senti Ale? No, non mi sente. Allora, vediamo un po'. Energy allora le planche ci dovrebbero essere su queste tanto il kit di riparazione mi senti? sì, ora sì e non ti sentivo più. Discord da sua Allora, la vuoi fare te l'energy? ma devi farla a te perché io non ho il crafting Come no? devo guardare Non hai il crafting? ah sì adesso sì Se però l'avevi fatta te, se no faccio io, non c'è problemi. è uguale tanto. Allora, mi manca il soldering iron e il glass, la lente di ingrandimento. Soldering. Sì, la penna praticamente, questa è una penna, così. Qui è una specie di penna. Devi vedere. Allora, per il soldering. Mi senti? Sì. Si chiama soldering. Cos'è? Iron. Iron. Cos'è? Mi messo Iron. Non te lo dà perché ti manca un materiale, mi sa. Non ti dà quella e non ti dà l'altra, ti manca del materiale, se no te l'avrebbe già dato. Soldering non mi dà, no, non mi dà niente. Allora, Steel Rod l'hai fatto? Qual è? Steel Rod, scrivi. Lo dà? Non hai mai fatto Steel Rod? No, non l'ho fatto. È che non sia dentro Vabbè, ma una. lo steel rod è col carbone e ferro. Devi fare quello. Si fa presto. Devi fare con il coal e un lingotto. Fai quello. La fonderia e dopo dovresti riuscire a fare il soldering con steel rod e due copper wire. Tanto accendiamo. No. Coal. Allora, Facciamo un po' di lingotti che sono secco. No.
c'è anche l'oro sempre. Devi, i lingotti sono sopra quelli. No, no, sono qui perché era secco di lingotti. Ah, no, anche di rame. Rame qua, tutto qua. Qui c'è rame e oro. Questo qua, quest'altro. Di là c'è ferro. E ti serve anche il copper wire. Per fare. Così si è a posto. Allora. Quanti ne servono? Ah, ma li devo fare qua dentro? Eh sì, devi fare là tutta la roba. Prima fai il copper wire. Devi fare due. Col coal. Beh, quelli ce l'ho già, lingotti di rame, dici? Aspetta, li ho presi. Sì, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Copper wire che ti dà la roba. Ma fate, vai, tanto se c'ho lì. Io rimetto un po' di lingotti. E il col dov'è? Col ce l'ho io, guarda. Te lo metto qua. Te l'ho messo dentro. Cerchi, ferro. Ferro è qua, eh. Questa qua. No, ma ne ho già 21. Allora, copper wire nella fonderia. Prendiamo i materiali. Te lo fa fare? Ah no, è di qua allora. Aspetta. Ho sbagliato io. Sì, è qua, ecco. C'hai anche la pietra per accendere, hai due flint? Sì. Dove sono? Sopra? La trovassio, vai. Vai. E guarda, sta quasi prendendo fuoco sopra, guarda. Cosa? Girati, girati. Guarda, sono lì. Prende fuoco tutto. Hai studiato bene da casa? Per prendere fuoco. Allora, carichiamo.
aspettiamo che finisca sta roba che è dentro. Allora, questa... c'è questa metal sphere qui dentro. È un contenitore che ha qualcosa dentro. Se guardi il crafting, c'è la metal sphere. Ma io quella l'avevo già vista, però sì, che l'avevo già fatta questa, un altro... È un contenitore. Sì, è un contenitore, ma non c'è niente, e non so cosa serve. Però quella sicuramente non sarà vuota. È vuota. Cioè, se la fete è vuota... Che è ovvio, se non è che c'è la sorpresa dentro. Ti spawno qualcosa. Allora, crafting, due di questi. Uno, due. E qua siamo a posto. Sì, un po' di lingotti l'abbiamo, Questo siamo... No, facciamo un altro po' di questi. Steel rod, mi serve steel rod. Allora, steel rod. Dov'è steel rod? Il tubo di rod. Ok, siamo a posto. E dopo bisogna aspettare perché dobbiamo fare l'altro. Quando sono pronti questi possiamo fare il pezzo che manca. E il resto, i frammenti di vetro li hai già fatto, la lente quella là? No, perché i frammenti di vetro non so se ce l'ho. Con la sabbia? No, allora no, non li ho fatti. Sabbia, Questo sabbia è dentro una fornace e ti fa il vetro. Sì, solo? Penso di sì. Non sbaglio. Sì, qui non c'è niente, no. La sabbia ce l'ho, la sabbia da qualche parte. Prova a metterla dentro una fornace, non la fonderia, la fornace, quella che smelta. Ma ce l'ho qua la sabbia. Questa qui in basso. Sì, quella là. Quell'altra. Quella che smeltano il ferro. Aspetta che prendo un po' di carbone. Allora, e questo siamo a posto. Allora, dopo. Come si chiama l'altro? Aspetta, dove sei? Qua. Soldering. So, qua non c'è. Sol. Do, re, mi, fa, sol. Voilà, carbone spesso. Si fa il sol. No, sbagliato. Allora, se non lo fai qua, no, vedi qua io il materiale. Allora, questi sono a posto. Mantacci tua. E questo sono. Vai, facciamo un po' di vetro. Ho sbagliato a fare. No, è successo? Si è buggato su una scala. Allora, sì. Le sono tutte accese le macchine. Sto prendendo fuoco la casa. Sì, può essere. Avevo sbagliato. Ho fatto large steel rod invece che fare quello steel rod normale. Vabbè. Me li fai, li metti da parte quell'altro. Dopo c'è. Capace che poi servono. Croppelle. Farla tutta in ferro. Cosa?
La casa è tutta in fronte. Faccio tutte in acciaio. Ah. Invece questo bambù misto a legno mi piace. Ah, è carino. Ti ho già finito la sabbia? Hai fatto? Tu cazzo, ma ho già finito la sabbia? Aia. Non vuoi prenderla? Quanto vetro ti serve? No, non è tanto in due, fare due o tre pezzi. Ah, vabbè, allora tieni. Intanto prendi questo, vado a prendere un po' di sabbia. Allora. Il vetro ce la fa anche le finestre. Tutto. C'è allora, tipo una tonnellata. Soldering. Ok, il soldering è fatto. Bene. Fatto. Bene. Poi, cosa c'era? Il... Energy. Allora, uno. Ok. Magnifying Blast. Dove lo fai? Di qua? No. Dove lo fai là? No. Così adesso è andata a riva, pensavo fosse tutta sabbia, invece è terra. Invece? È terra. Non so qual è. È giallo. Ah, ancora è sabbia, ok. Allora, magnifico di vasca. C'erano due pezzi di vetro, ce li abbiamo, sì. Iron ingot, però no. Due pezzi di vetro che li hai messi qua sopra, giusto? Sì, ce ne sono sette. Ok. Ok, allora, magnifying. Ok, dobbiamo farlo. Ho fatto anche questo. Una ganza d'acqua. Ma perché è apparita e dopo è apparita? Hai visto bellino Alessandro quel gioco dei pirati che sta andando? Che gioco? Che c'è l'open beta adesso fino al quello save, non mi ricordo come si chiama, quello dei pirati che è su Xbox. Ganzo. Ah, dopo lo guardo. Dice che somiglia un pochino a al manga quello cappello di paglia, come si chiama? Dave, con Seven Deadly Sin? No. Aspetta, è uscito in open beta. Aspetta, te lo dico. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Sì, quello sì, ho capito, quello dei pirati. Sì. Sea of Thieves. Sì. Sì. Per adesso non ho detto sì, è bello, però per adesso fai sempre la stessa cosa più che altro. La beta. Al momento dicono che vai a prendere il tesoro, scava, trova il tesoro, torna indietro e vai porta indietro il tesoro. E basta. Per adesso. Dopo non so. Vabbè, tanto è su console, sull'Xbox. Per ora. C'hai delle plank? Sì. Dove, sopra? Ce l'ho io. No, ce l'hai te. Ma io. Tanto ho preso 123 di sabbia, basta. Tanto la casa va a fuoco. Vabbè, tanto. Il bambù resiste anche al fuoco, sapete? È ignifugo. 20.
bambù. Niente, metto qua. Ok. Poi io metto la sabbia. Minchia, con 123 di sabbia solo 24? La faccia. Costosetto. Sti cazzi. Ce l'ho fatta 1000 finestre io, quando. Quante ci metto? Cosa mi manca adesso? Ah, i chiodi sono di qua. Li ho fatti. Che dici, non ne avevo un 300 da giro. Allora, 120, farlo dove lo vuoi? Fammelo, guarda, qui nell'angolettino qua, se c'entra. Qui dietro più a livello fine. No, qui se c'è qua al bordo. Al bordo. Ok, spostati. Così? Sì, sì. E mo con questo? Il problema è quello. Adesso puoi fare l'energy coil, quelli che dicevi. Tutta la roba di elettricità, mi sa. Delle macchine, tutta la roba elettrica. Penso. Cominci a fare già questo. Basta avere i materiali, la roba e... Posso già fare una di queste, ad esempio, una di queste. Cos'è che a me non dava nulla? Adesso ti mostro, guarda in costruzione. Non mi dà nulla in costruzione. Vedi, quello che si diceva che mancava, l'energy coil. Si può fare anche quell'altro volendo. Giusto? In teoria sì. Sì, perché era energy coil 3 e poi lingotti di ferro. In teoria sì. Per fare il coil ti sei... No, l'energy coil lo fai col fai un copper wire, che si fa il copper wire. Si fa col coal e come si chiama? E rame nella fonderia. Ma io ho fatto un po' di vetro nel frattempo. Sì. Abbiamo fatto quello. Che adesso a me è venuto fuori anche il kit, non so se a te era venuto fuori, mi sa di sì. Poi cos'è? Sì, è venuto fuori anche le parti della macchina. Sì? Tipo car body part. Ma nell'inventario tuo personale? Nel crafting. No, ma quello c'era già, C'era già. Che è di legno, sembra quasi uno. Qui sono le parti della mano. Cioè lui ti dà, penso che qui nell'inventario tuo personale ti dà, nel crafting tuo personale ti dà tutto, poi c'è da vedere se lo puoi fare o no. Secondo me. C'è anche questo Iladium Raffinery, in fondo. Il raffinatore di Iladium. Sì. Quello che prendi dalle... Sì, dalle bestie. Però ciò è l'ultimo in fondo. Perché... Iladium? Sì. C'è anche l'Energy Eater, o io? Sì. Te ce l'hai? Energy? No. Eater. Generatore di calore, penso. No.
Però il raffinatore vuole un forte di roba. Anche Dying, cioè forse ce l'hai da Dying DY E ING. No. Qui c'è Daring Stand. Quello là, sì, non so cosa sia. Ah, questo però vuole solo 10 steel plate. Ma non so cosa sia, non riesco. Il steel plate l'ho fatti qua. Mi sa che li ho presi io. No, ma mi sembra che... Dici? Quali? Steel plate? Sì, qua dentro ci sono. Ah sì, no, un po' li ho presi io. Allora, check. Energy node. Cioè, sti energy node che abbiamo fatto, che ho sbloccato. Energy regulation. Bloccato quello. Che palle sta fame, tutti i anni mi rompe le palle. Dinghy in the stand, non so cosa sia, cosa serve. Sembra i colori. Sembrerebbe. Non riesco a capire cos'è. Ah, poi c'è Small Energy Heater, quello del calore. Non so cosa serve, magari sugli uomini, quelli freddi. Poi cosa c'è? Energy Heater, quello grande. Che è Energy Stove, che è la stufa, penso. Quella elettrica, al posto, penso, E qui la stufetta ce l'ho. No, quella elettrica, tipo. Perché questi vanno, non so se vanno senza niente. Guarda, adesso te la mostro. Che poi anche capire le combinazioni non è semplice perché non... Non so. No, poi i Cioè non è... materiali però non riesci. Adesso ho trovato anche un'altra venuta fuori. Vacuum tube. Sì. Che fa? Non so. Vacuum. 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 Cosa fa? No. Non riesco a capire dov'è. Quello che alla fine devi craftare robe a caso per avere Sì, ma qualcosa. poi c'è anche da capire le robe a caso, sempre a caso cosa ti danno, è un Ti casino. manca anche il tavolo del locksmith a te. Qual è quello dell'asmi? Dai. Quello grande che fai tipo per la morsa. No, Per fare i fogli di carta? No, locksmith si chiama. Locksmith. non LOCK ce Smith. È quello per craftare, però serve la belt, che non abbiamo la gomma. l'ho. Ah, Hai non alberi di ce gomma qua? l'ho. Sai che forse un poca roba, ma qualcosa forse ho visto. Qua c'è dietro. Guarda un'occhiata. Sono alberi piccolini bianchi, no? Bianchi, se
trovi il seme devi rimpiantarli, perché ti dà, di solito ti dà uno o massimo due gomme. Sarà questo? Quanto distante sei? Ne sono vicinissimo. Vai giù. Ma magari bianco perché c'è il falo appiccicato. Cioè, col coltello. Sì, è questo, è questo. Almeno. Sì. Super. Basta? Uno solo? Basta. Minchia. Guarda se ce ne sono altri. Questo non mi sembra bianco, anche questo. Sì, anche quello. Ma poi gli ricresce? No, ti dà resina. Non lo so se... Due. Provo a trovarne un altro ancora. Okay. No. Qua ce n'è un quello, altro. Quello, quello, sì. Che rumore. Aspetta che ne abbatto uno, così abbatto quello di qua. Guarda se ce n'è un altro. Abbatto questo. Assai. Io la sei l'ho mangiato. Basile. Sì. È un frutto che praticamente è viola. Ah. Ti fa, quando te lo frulli ti diventa viola, ci fanno i. Anche il gelato ci fanno. E ti dà la carica veramente, tipo. Sì. Un energetico naturale fa. Anzi, se ne mangi troppo ti fa anche male perché è tosto. Troppa energia. Questa è un'altra sì, cosa. Ho trovato la. No, no, niente. Io ce n'ho 4, 4 di gomma? Sì. Magari quelli se c'è il seme pianto. Ma poi anche quello li pianto, no? Sì. Però dovrebbero crescere. Poi vanno annaffiati? No, no, col tempo. Però io adesso ci sono sulla roccia, come fa a crescere? No, sulla roccia non cresce. Devi un po' impiantarli un po' più giù, non li impianti più giù. Sulla terra solo crescono. L'hai trovato? Sì, sottofondo. Cinque. Buono. No, ce n'è, ce n'è. Il locksmith. Ce n'è, sei. Te ne impianto poco prima della casa, così riesci a... Sì. Sette. Quante ti servono? Non lo so, perché non l'ho mai fatta la drive. Devo vedere quando la sciolgo o quante. Quante me l'ho? Non lo so. Questa è roccia. No, qua è verde, posso piantarla. Vedere. Oh, del log e basta. Da ogni tanto trovo qualche log spazio quella. Non so perché non è tanto. Si vede qualcosa che non ho raccattato. Nella foga. Oh, esplorazione. Ma no, sei no. Ok, vieni qua. Riesci, oh, da 11. Non penso che facciano veramente sto rumore qui. Non esiste l'albero della vita. Sì che esiste. Esiste. Esiste? Sì, sì. Credo sia in Brasile l'albero. No. E la usano per fare roba tipo. Non so se riescono proprio a farci della gomma. O
del collante, tipo roba che incolla. Esattamente. L'açaí esiste veramente? Vai, te la metto qua, no? Vetro, ne vuoi? Sì, mettilo, mettilo. Andate a finire il vetro, 9. Da 9, 9, 18. Vai. Caracol. Caracol non... Non so con chi. Quello bruciato. Che caracolla. Del legno. Capito. Posso fare un po' di finestre poi. Ce l'hai noi di cose le energy coil. Sì, due sono qua dentro. No, uno è caduto qui dentro nel tubo. Ah, vedi, adesso mi dà con l'energy call, mi dà Iladium Power Pack, Iladium Power Cell, Tesla Coil Parts, Iladium Power Cell Small. Capito? Sì. Perché hai l'Iladium. E cosa ci faccio con questa roba? Appunto. Ma che casino. Ma no, uno non può andare alla cieca così. C'è un... Non si capisce. Un gioco così non lo puoi fare senza... Non riesci... Devi... Un po' troppo complicato. Da certi punti... Io capisco che c'è anche... no, ci serve un po'. Hai trovato il sulfuro? Come il sulfuro? No. Allora non facciamo niente. Sulfuro? Cioè, il sulfuro... Niente, no. E com'è? Se me lo fai vedere. Devi trovare zone aride. Deserti. No, qua. E allora niente. Il sulfuro per fare il lobster. Vabbè, però comunque le, l'energy... Vediamo un po'. Qui c'è cioè small energy e ether. È un generatore di calore. Poi mi dà energy... Perché poi non te le dà tutte subito sto stronzo, capito? No, a caso, tutto te le dà. Perché adesso abbiamo l'energy core, allora ti fa vedere cose nuove. Sì, non ho capito. Energy Ether, Energy Stove, beh, Energy... Allora, ti posso fare questo, il Dying Stand. Cos'è? Quello colorato, non ho capito cosa sia. Vabbè, prova. Dove te lo metto? Qui non c'è più spazio. Vediamo un po'. Leviamo sto basket qui, sto cestino qui. Basket. Allora la burina.
Aspetta, lo levo. Beh, puoi anche metterlo qua in parte se vuoi. Cioè, togliere quello, puoi metterlo qua in parte, alla fonderia. Dove, qui? Sì. Lo metto qua. Però dopo, se c'è da lavorare qui nella fonderia, torna male. Allora, no. È piccolino? Non è grandissimo. Boh, guarda, ti devo questo, tanto qui c'era fogli di carta. E che c'era anche. Poi si può anche ingrandire questo. Lo metterò qua nell'angolino se ci sta. Qui. Notate che Posso c'abbiamo dove anche. siete? Sì. Notate che abbiamo anche lo spazio per. Che si entra magari così, capito? Perfetto. Mamma mia. So cosa Via, serve. via, guardaci te. Molto probabilmente per colorare vestiti, forse. E anche per colorare una banana posso. La barca? Facciamo la barca colorata. Io per colorare, mi sa. Sì. Anche se. È un Non. po' un casino, non Sì, è un casino uguale. so, vedremo. Ma qui c'è la stagionata su Wikipedia. Sì, perché non riesco a comprendere tutte le. Ecco, bellino, eh. Esteticamente. Comunque qui converrà allargare. Se aspetta, lo levo un attimo, allargo, poi allargo un attimino. Tanto mica ci vuoi fare niente ora, no? Facciamo così, se no però no, se c'è questo qui nel mezzo non lo posso allargare. E dopo allargo. Qua lo reinserisco e qui ci facciamo altri spazi. Beh. C'era il tuo Nicolò che ti chiamava. Oddio, che è questo? Non me l'aspettavo. Che. È tuo amico, Uè, l'hai visto. ciao! Sta salutando. Questo sei un anime, questo è mio fidanzato. Bello. Oh, sì, mi lascio fare. Come sei caliente! Ah! Un tipo caliente. Però se è caliente su sotto l'ascella, guarda. Ti scaldi un po' le parti intime. Il tuo Oh. amico intimo. Oh, la tua, ascolta, la tua mia ragazza anche per il mio amico che sono. Guarda. Guarda che Perfetto. se casomai è brava, non rompe le palle. Non ti chiede mai niente. Sta sempre zitta, ma dove la trovi una meglio così? Fa tutto quello che vuoi fare. Gli manca una gamba, però vabbè. Vabbè. Tre gambe, tre gambe, tre gambe. Sì, ne ho No, tre. gli è rimasta solo quella centrale. La peggio. È rimasta quella. E Bisogna accontentarsi nella vita. Giusto? beh. Giusto. Giusto. Poi dall'altra parte invece mettiamo la tua ex. Mamma mia, vabbè. Questa è l'amica per te. È la mia amica questa. Vedi, già trovato l'amica, guarda. Mamma mia, bruttarella, eh. La Che morte carina, guarda è un che po' carina. secca, è un po' secca. Che vabbè, ma a te piacciono così, no? Sì, è ovvio. Guarda che carina, ammazzito io. Guarda com'è, eh? Proprio perfetta per te. Ma insomma, cosa ne dici della mia casetta? Bella, bella. Fatta bene. Devi un po' chiudere quei vetri, la roba. C'è qualche blocco delle scale ogni tanto. Basterebbe allargarlo di uno, però poi dovrei fare un'altra fila di scale, non c'ho voglia. Ma
che vetri metti? Vetri di vetro. Vetri? Sì. Ah, dentro il kiln devi farli. Io vado a prendere una scossetta elettrica. Andiamo. Faccio 2-3 vetri. Che vetri vuoi? A 4? 4? Falli grossi magari, così ci si mette meno. No, okay. Ma versione A4 o versione A4? E sono grossi uguali? C'è una versione, quella più fina di spessore. Di spessore del vetro è più fine. Se no c'è quello più grosso di... come si chiama? Adesso ti li mostro tutti. No, sì, vabbè. Non so ammetterli quale sia meglio. Metti quello che si vede meglio, quello glass window normale. Ok. Glass window, ok. Il primo. Qui, come si potrebbe risolvere, Alessandro, questo? È un casino qua, bisogna... se vuoi fare quello locksmith devi andare in cerca della gomma. Della gomma, del sulfuro. Ma questo sulfuro, non so. È nei deserti aridi, nei deserti. E qui non c'è. Qui devo andare via, però. Allora. Sì, per forza, e dopo devi tornare. Ma le palle. Sì, per trovare devi trovare un paio di isole e dopo devi tornare. La nave devo anche finire, oltretutto. Devi finire la nave e dopo devi fare, se no, devi fare la macchina, la roba della. Tutta della corrente elettrica, un po' casino. Ma la macchina è quindi male con la macchina. Te ne vai con la... Ah, c'è la stove se vuoi, ti faccio anche la stove. Qual è la stove? Quella... Energy. La cucina elettrica. Ma non però potresti fare l'energy... potresti fare l'energy stove. Ah, questa qui è la stufa elettrica. Quella là, sì, questo lì. E se invece fai l'energy ether, cos'è? Io c'ho due cosette, se li vuoi. Quale? Li vuoi? Che vuoi fare? Cosa? C'ho due cosette, li vuoi? Passa. Energy coil? Passa. E qui dovrei allargare qua. Allora. Per fare una cosa fatta bene. Magari fammeli e poi buttameli qua dentro che poi allargo magari. Minchia, sono i vetri dei puffi. Sì. Brutto. Guarda Maetti. Adesso te lo piazzo dopo. Sì, quanti devo fare? Un milione di questi qui, ma sei matto. Mamma mia. Sono i vetri dei puffi. Sarei quasi per rinunciare ai vetri, io, che dici? Ah, vedi. Qua quanta sabbia manco con la ruspa già faccio io. Quanta sabbia devo raccogliere? L'infinito. Li ho messi là dopo. Allora, vabbè. Dove vuoi mettere la stove o l'ether? Le vorrei mettere qua, però dovrei allargare. Allora. Se no me li fai e poi li metti qua dentro, poi quando allargo li piazzo. No, non posso quelli, devo piazzarli con quelli piazzati. Non puoi... Sì, non ti dà il tempo per levarli? Hai 2 minuti. Lo fai quando li piazzo. No, ma quando devo piazzarli per forza. Sì. Si fanno e bisogna piazzarli per forza, non puoi fare altro. Vabbè, una è una stufa elettrica, si può mettere qua allora. Ti stufa metto o la metti qua oppure i materiali. Allora metti i materiali qui. Ti metto i materiali su una cesta così si Perché se si accatasta qui poi non si passa più. Allargo un po'. Allora, qui
ti fai quello che vuoi con i vetri, vedi, ce ne sono di tre tipi di vetri. Ho visto. Sì, ma se ho visto che ci vuole troppa sabbia. Dramma. Dopo cacatina così. Mi ha fatto cesta. Se vuoi Dark and Light prenderlo, sono le partite di quelle fatte male. Cosa? No, su Dark and Light, sono quelle di sofferenza, cioè te fai la casa, dopo ti arriva un bug rush o altri animali simili che ti rompono le palle in 5 secondi. Ma sai, finché non sono altri giocatori che ti sfondano, ci potrà anche stare. Ma ti rompi anche le balle che ti arrivano. Questi qua senza sentire il rumore che ti arrivano. Almeno lo stanno aggiornando? Sì, sì, lo aggiornano continuamente con 2-3 giga al colpo di bot. Già qualcosa. Ma io. Ma qui no, le partite che. Io ho visto delle partite dove praticamente spawni in una specie di. Di castello e si sparano l'un con l'altro. Di cosa? Di questo gioco qua. Di Islands? Sì. Non lo so, verranno delle mappe fatte apposta. Sì, molto probabilmente sì. Anche nella grotta sarebbe più bellino che sono anche più cose strane, più tesori. Anche nella grotta gigantesca così ci hanno messo due robe. Sì, anzi una roba, manco due. Sì, che non riesci neanche a capire dove sei. È un po' assurdo. Ci mancano gli zombie a questo gioco. Zombie channel. Zombie mighty mars. Mighty zombie mars. Dove no, degli alberi. Un'altra cosa da gomma. Ma tipo rumore tappo di sughero. Allora, al prossimo giro voglio fare una barca spettacolare. Enorme. Oltre il timone lo voglio fare al secondo. Come erano quelle una volta? Galeone. Galeone spagnolo. Galeone spagnolo. Cioè, vedi, bisognerebbe fare il motore e poi metterlo sulla nave. Come quello del video. Sì, bravo.
Che poi non va un cazzo uguale, però. No, va uguale a prima. Hai un altro. Consumi oltre. Non c'è spazio. Allora, mi mancano le due vele maestre per tutta la decorazione. Ah, questo è già. Voglio tutto tranne quello che voglio. Perché non vuole. Raccogli. Non vuole. Non vuole. O non vuole. Non vuole. E basta fischiare. Che fischia? Non fischia. Io? Sì. Il tuo personaggio. No. La mappa in multiplayer funziona solo chio. Multiplayer funziona solo? Solo chiosta. Basta. Però non funziona. In che senso? No, anche se si resetta ogni volta quelli che vengono ospitati. Ah sì, quando rientri ti leva tutto? Sì, se io rientro non, la mappa non è sviluppata, si resetta. Vabbè. C'è di peggio. C'è uno squalo arenato. Squalo arenato. Come squalo di Renato? Arenato. Oh, sono su un'isolotto, ti è. Matalo. Ma che... Ah, ma dato la carne pure, aspetta. Ti ha detto parole e ti ha detto... No, metti troll. Non è morto. Troll. Ci lascio, guarda, ci lascio un foglio di carta in suo onore. Bubol. Takuga. La torre. Non ha visto la torre, che bestia che è. Ma già facessi affollamento leggendario. Provare anche abilità. Magari l'unica cosa che c'è di brutto è la paura alle esecuzioni. Vabbè, che nelle fosse fanno poche esecuzioni. Ah, nelle fosse no, però nella difesa. Quello sì. Gli levasse, diventasse leggendario, diceva quello è un mostro. No. Perché dopo praticamente è invulnerabile al fuoco. È invulnerabile al veleno. Alle maledizioni e alle frecce. E poi il gelo si inferocisce e anche dai nemici. Quindi come lo tiri giù se non ci avesse quella roba lì? Non lo tiri giù. Capito? Dopo basta che non vada in confusione. No, se gli levasse quel tratto lì. Dopo sarebbe solo con le mosche. Paura delle mosche, c'ha il baba. In arena non c'è. No. A meno che non le mettano. No, ma in arena neanche l'esecuzione, fondamentalmente. Appunto, non c'è né esecuzione né mosche. E le mosche anche durante l'assedio non è che. No. È tanto difficile che. Però per alle esecuzioni è. Casino. Trema come una foglia di coniglio. Come un coniglio in foglia. Foglie di coniglio.
Il coniglio se ne mangia le foglie. Prema come un coniglio a Pasqua. A Pasqua? Però se è solo di, solo se è di cioccolato, perché se è vero. Prema come un agnello a Pasqua. Cioè, ma come un coniglio di cioccolato a Pasqua. Ma hai fatto te questo pergolato? Pergolato? Sì. Cos'è il pergolato? Una scala che va sotto per. Sì, ho fatto tutto io. Col letto. Come col letto? Col letto. No, letti non ce n'è. Certo. È già passato qua. Hai rotto tutto, anche un albero. Ah, quell'altro perché praticamente è il gemello di quelli, quello vero, ci sono io. Hai fatto te questo? No, no, ce l'ho già. E. Sì, sì. Dillo al pubblico. No, l'ho fatto io perché sono bravo. Un artista. Un artista di strada. Non salta, sembra tanto come Heidi che va a ammazzare le volte. Povera Heidi. Le sniffavo la coca. L'ho vista io. Perché mi sorridono i monti. Posso vedere. Oh, il tempo è cambiato. Oh, piove. L'uragano che non si capisce più niente. Che strano, dove mai qua? Dove si vende, no? Sono 21. Aiuto! Cos'è? Ho paura della pioggia. La pioggia mi è cattiva. L'amore che si sta bagnando. No! Arrivo! Tesoro! Tesoro! Poi comunque ho notato che non piove sempre nella stessa maniera. A me è l'isola delle tempeste. Io sono tempesta. Sei già di qua, eh? Va bene, devo staccare, ma metti adesso. Va bene, che ore sono? 23:23. Tra pochino stacco anch'io, faccio 10 minuti ancora. Va bene, Alessandro, ti ringrazio. Andate anche a vedere il canale di Alessandro, il cazzaro dei video games. E anche lui ha il suo canale, il suo porco canale. Casino e fai big money? Altro che big money. No, io sono barbone. Ogni visualizzazione prendo 100 euro del monopolo. Altro che te, io prendo i soldi del monopolo. Altro che te, rubo, caffè. Ti rubo tutti i soldi. E fai bene. Le tue visualizzazioni vengono monetizzate a me con il nuovo contratto di YouTube. Ma io tanto son sempre. Tutte. Sono barbone e sempre resterò un barbone. E anche ho messo tutte le parole che dici te, sono tutte sì. Trademark, marchio registrato. Tutte coperte copyright? Copyright, sì, ogni parola che hai detto è coperta. Ma sai guarda che io l'altra volta, ieri ho fatto FIFA, no? E non ho levato la musica, ho provato a postarlo su YouTube, è cascato il mondo. Dice ancora prima di postarlo. Sì, perché io su YouTube non monetizzo, no? L'ho messo praticamente in privato, dice, no, in tutto il mondo. E poi ha detto, l'ho eliminato, ma ha detto, guarda che anche se lo elimini il copyright ti inseguirà fino all'inferno ed oltre. Ma tappiando il culo. Che bel tempo che ti lascio col bel tempo. Io ho paura. Buona fortuna. Senza finestre, boh. No, ci sono 9 finestrelle. Sì, una. Quella che hai messo te è una. Una è quella. Vabbè, no, ma adesso le ho tolte. Qui dentro non ci piove, tranne qua. Qua dentro se ti metti qua piove. Il vento. Ci mancano le finestre. Vabbè, poi le metteremo. Ok. Va bene, la ringrazio. Ci
becchiamo, mai. Ecco, se, bravo, mettiti lì così non esco più. Aiuto! Buona fortuna, mi raccomando. Faccio a molino, eh. Non morire, mai. Non esca troppo forte dal server. Hai paura? Esca piano, che è pericoloso. Vedi, sto seduto là. Intanto sto crepando di fame. Ah, vabbè. Beh. Sì, ho uova, uova. Uova. Mi raccomando. Alla prossima, buonanotte. Ciao Maiti, buonanotte. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh, eccoci qua. Allora, io qua depositerei un po' di robetta che c'ho, che so pieno. E poi... Guardate che c'è un sacco di queste foglie di carta, mi scassano. Le scatole all'infinito. Buttiamole qui, poi troveremo una locazione giusta. Niente. Allora, qui abbiamo fatto un po' di cosette, abbiamo un po' di tutto. Il problema è che non sappiamo, per esempio, questa già sbloccato, questa, come si chiama, Energy Workbench, già sbloccato questi là di un power pack. O queste là di un power cell, o Tesla coil part, o i là di un power cell, e questa energy coil, che è un elemento di che serve per fare questa un'altra struttura. Sinceramente non sappiamo come, boh, come si utilizzano. Io credo che possa servire come corrente elettrica, perché sì, però lasci qua, perché se noi facciamo energy, abbiamo questa energy ether che non si sa a cosa serve, perché anche perché non lo spiegano. Questa energy nord che secondo me serve per far passare l'elettricità da un punto all'altro. Questa è una specie di stufa energia, credo, un fornello. Poi questo qua sembrerebbe forse per regolare l'energia. E forse questa la produce l'energia, non si sa. Questo vuole energy coil, che è questo qua. Poi vabbè, l'ingot non è nemmeno difficile da fare, anche questi qui. Magari la prossima volta proviamo a fare questi e vediamo un po' l'utilizzo che hanno. E poi in ultimo, che forse è l'elemento più difficile da costruire, la raffineria Iladium, che non so se si combina, perché molto probabilmente questo, praticamente l'Iladium si prende uccidendo quelle pantere che si trovano nelle grotte, che sono tipo pantere, sembrano quasi pantere modificate, pantere un po' non comunque quelle che troviamo a giro naturalmente, e ci danno questo. E questo qui però vuole un bel po' di roba. Vuole l'auger. Vuole questo vacuum tube che non so come si fa. Vuole soprattutto queste tre cosettine qui che ancora non ho capito come si fanno. Quindi dobbiamo un po' vedere la prossima volta. Magari vediamo di fare queste cosette qui e vediamo anche a cosa servono. Perché poi c'è anche da capire a cosa servono. Che è la cosa più difficilotta, più che altro capire cosa fare con cosa. E poi quindi noi dovremmo allargare qua, perché qui non ci sta già più niente. Magari fare
sempre in bambù, allargare qui, uno di qui, uno di qua. Poi la casa, poi la finiremo, giuro, perché sono cascato, la casa la finiremo, bisogna fare il tetto. E poi dobbiamo scoprire nella grotta gigantesca dove siamo stati precedentemente con Alessandro. Fame, dov'è le uova? Le uova? Finite? Hanno finite? Davvero? C'è il melone, guarda un po'. Tieni. E abbiamo trovato nella grotta, una grotta gigantesca, abbiamo trovato una specie di energy iridium, infatti volevamo capire un po' a che serviva. C'è anche una specie di computerino che si pensava che ci fosse un meccanismo, perché dentro c'è praticamente una specie di scrigno alchemico, e volevamo capire un po' a cosa serviva. Il problema è che il computerino non si può, diciamo, non si può adoperare. Cioè non si può praticamente toccare, come se fosse lì un oggetto finto e non ci si può interagire. Quindi boh. E poi un'altra cosa che voglio scoprire è questo qua. Anche questa qui. Vedete che in quell'angolo qui dove c'è il puntino adesso, vedete che c'è quella specie di rivolo verde, come se fosse io sono convinto che questo qui verde dà l'energia tramite le barre di lidium. Quindi può darsi che le barre di lidium servono per dare energia, comunque sempre l'lidium che dà questa energia verde. Infatti anche l'lidium è verde e servono, e credo che noi si può fare anche queste torrette qua. Se però noi ci avviciniamo ti fulminano. Aio. Quindi o troviamo qualcosa per levare l'energia, o troviamo qualcosa che no. Niente. Il problema è che non abbiamo nemmeno qualsivoglia arma per fare un danno a questa roba qua. E anche qui io credo che dentro c'è qualcosa. Perché è impossibile che ci sia tutta questa ambaradan per niente. Però sembra che lì di lato a sinistra, sembra quasi che sia aperto. Lì comunque c'è una specie di fessuretta. Ora non so se ci si può entrare lì nel mezzo delle due torri. Non so se. Sembra quasi ci si possa entrare. Comunque sarebbe buono anche, guarda, anche se non ci fosse niente, però siccome c'è una sorta di elettricità. Vedete che in basso c'è quella specie di sfera verde in basso, non so se si riesce a vedere, e quella sfera lì è la stessa sfera che c'era nella grotta. Credo che sia, sì, è la solita, vedete, è una specie di sfera verde accanto alla prima torre in basso, si intravede. È una sfera verde, quella sfera verde lì serve per dare l'elettricità. Quindi con l'elettricità poi possiamo fare varie cose, tra cui anche queste trappole qua. Tra cui anche l'illuminazione semplice, eletticamente. Quindi, e poi magari anche altre cose che al momento, tipo il motore, credo. Però forse il motore, credo si serve l'elettricità. Quindi insomma ragazzi, vedremo un po'. Cose da scoprire a questo gioco ce n'è tante, le vorrei scoprire piano piano,
modalità sopravvivenza, perché in creative, diciamo, uno lo può fare molto più velocemente, però ti brucia un po' il gioco, perché fondamentalmente lo fai subito e ti bruci un po' il gioco. Invece scoprirlo così piano piano a me piace di più. Poi non so se sto preparando anche la barca, perché molto probabilmente qui tutti gli elementi non ci sono, ci sono quasi tutti. Tutti non ci sono, perché manca un elemento che, vi ho detto, Alessandro si trova in un posto desertico. Qui purtroppo posti desertici non ci sono, quindi stiamo anche costruendo la barca per poi andarcene, raccogliere quello che ci manca e ritornare, perché comunque poi io qui mi voglio ampliare, quindi poi non voglio abbandonare sta casettina qui che mi garba. Poi magari la farò ancora più alta. Vediamo un po', poi piano piano uno si mette anche tutto quello che serve. E niente ragazzi, quindi io al momento vi saluto, vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo che sono anche su YouTube e posterò la live di Twitch su YouTube. Quindi ragazzi, chi si vuole iscrivere su YouTube può benissimo fare, anzi mi fa piacere. E lo stesso per chi si guarderà la live su YouTube, sappia che su Twitch ci sono solitamente verso le 5. Ora stasera ho fatto una live dalle 9 e mezzo perché ho avuto da fare il pomeriggio. Comunque tutti i giorni c'è una live. Poi vedremo se cambierò orario, perché dovrò vedere alcune cose. Comunque per il momento live tutti i giorni, cioè tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 5. Porto sempre qualche cosa di diverso, cerco sempre di variare in modo tale che ora domani vedrò un po'. Domani c'ho anche il Signore della Guerra da portare, perché ho trovato un orco interessante. E poi comunque vediamo, c'è anche Oxygen Not Included da portare, che anche quello è molto carino, hanno fatto un sacco di aggiornamenti nuovi. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 5 su Twitch e niente, alla prossima, ciao a tutti.